La verità su Denis Pipitone sarebbe in una lettera in mano all'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. A svelarlo è lui stesso durante la puntata di Chi l'ha visto. C'è anche la testimonianza di un testimone chiave, testimonianza che 17 anni fa era stata manipolata e distorta dagli stessi inquirenti. L'avvocato Frazzitta è stato ospite di Federica Sciarelli per fare una rivelazione e un appello. A Chi l'ha visto, l'uomo ha confessato di aver ricevuto una lettera anonima con importanti informazioni al suo interno. Nella lettera sono presenti dettagli che non erano stati mai rivelati pubblicamente. Ciò implicherebbe una certa credibilità da parte dell'anonimo che l'ha scritta. Io in questo momento devo comunicare con una persona. Oggi pomeriggio al mio studio è arrivata una lettera anonima. Ne sono arrivate tante in questi anni, ma in questo momento ringrazio questa persona che ha scritto questa lettera e perché ha avuto un grande senso civico. Gli elementi che ha introdotto li stiamo riscontrando, li abbiamo riscontrati e non sono mai stati mediaticamente rivelati. Ci sarebbe un'interessante credibilità da parte dell'anonimo che ha scritto. Questo è l'unico mezzo con cui possiamo parlare con questa persona. Nel ringraziarla, anche dopo 17 anni, abbiamo bisogno di un altro passo da questa persona. In questo momento, in qualunque modo potrà farlo, noi possiamo assicurare la massima riservatezza. Ringrazio chi ce l'ha inviata, ci sono informazioni molto importanti, ma lo invito a fare uno sforzo ulteriore e a mettersi in contatto con noi. Ma durante la trasmissione è emersa un'altra verità, altrettanto inquietante. Un testimone avrebbe assistito al rapimento della bambina, ma l'uomo, che adesso è passato a miglior vita, era sordomuto e l'interprete non avrebbe saputo interpretare le sue parole. La testimonianza di Battista Della Chiave è forse la più importante nel caso della scomparsa della figlia di Piera Maggio. L'uomo anni fa ha dichiarato di aver visto Denise Pipitone viva e insieme ai suoi rapitori. L'interprete della procura di Marsala dell'epoca non avrebbe capito alcuni passaggi del racconto dell'uomo, distorcendone le informazioni. Chi l'ha visto ha arruolato l'esperta RAI Laura Santarelli e Antonio Di Marco per capire se effettivamente l'interprete della procura ha avuto difficoltà a capire Battista e i due hanno confermato che ci sarebbero stati diversi fraintendimenti. Santarelli e Di Marco hanno dato una versione molto più chiara del racconto di Della Chiave. Questo quanto riportato. Hanno rapito la bambina? No, non era solo un uomo, c'era un secondo, di circa 25 anni, con barba, pizzetto e capelli ricci. L'altra teneva ferma la bimba. Poi, in moto, hanno superato un cavalcavia e sono arrivati sul mare. Hanno preso una barca a remi e nascosto la piccola sotto una coperta. E poi sono andati via con lei. La bambina piangeva forte e le veniva dato da mangiare. Lo scooter con cui sono arrivati al mare è stato buttato in acqua. Io ho visto tutto quanto. Ci sarebbero anche le minacce ricevute dai carabinieri. Il maresciallo di Marsala ritiene che fossero vicini alla verità quando sul parabrezza dell'auto hanno trovato un biglietto con delle minacce. Tonino, non vi siete stancati di girare per Mazara del Vallo? Avete famiglia? Questo è un fatto che non riguarda il traffico d'organi. Questo fatto serve per colpire la famiglia. Pensate a campare. Ci hanno detto: statevi calmi e buoni e fatevi i fatti vostri, continua il maresciallo. Mia moglie si è accorta di essere seguita. Finalmente, dopo 17 anni, si farà luce sul caso. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere le prossime informazioni.